Per sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità sullo stato comatoso della sanità pubblica in Molise, a Isernia è stata organizzata una fiaccolata che partirà giovedì alle ore 18 dal piazzale della stazione. Abbiamo la necessità di fare questa manifestazione, questa fiaccolata, in quanto stiamo alla canna del gas. Stiamo alla canna del gas in pronto soccorso perché non riusciamo più a reggere, fra poco andrà via altro personale e quindi non sapremo più come gestire i turni. Ma alla canna del gas perché l'ospedale sta lentamente morendo, tenete conto che più del 90% del personale medico supera i 50 anni, il che significa che fra poco andrà via, non viene sostituito perché sono strutture poco attrattive per come le ha ridotte la politica e quindi stanno morendo per consunzione. Questa è la situazione attuale, noi non reggiamo più, se qualcuno vuole privatizzare che lo facesse chiaramente e subito, assumendosene la responsabilità e non aspettando che moriamo per consunzione. Iperafflusso di utenza a fronte di carenza di personale, macchinari vetusti, esiguità di posti letto, concorsi con esito puntualmente infausto. La sensazione degli organizzatori della fiaccolata è che il debito pubblico sia solo un pretesto per privatizzare ulteriormente la sanità in Molise. Tutto ciò che si sta facendo oggi a favore della sanità privata accreditata ha piano piano distrutto, sta distruggendo la sanità pubblica. Questo ormai si vede, sono 12 anni, perché si è andati in debito sanitario? Adesso viene fuori che il debito sanitario molisano, che poi è stata la causa, l'arma con cui è stata distrutta la sanità pubblica, è derivato dal fatto che sono stati dati molti più soldi di quello che è il budget nazionale. Viene dati 560 euro, milioni di euro, se di questi di milioni la metà li dai ai privati, li chiaro che li togli al pubblico. E quindi la gente finora non l'aveva capito, perché dicevano ce ne sono troppi ospedali, ci sono troppi ospedali, bisogna tagliare. E, non ce ne... e quindi sono stati chiusi tre ospedali, due completamente. Quello di Agnone quasi completamente scomparso. Isernia e Termoli ridotti all'osso e Campobasso che vivacchia perché deve essere aggregato, integrato con la cattolica, col privato, quindi diciamo. E finora abbiamo visto che tutto quello che succede, quando ci sta si privilegia il privato guadagna e il pubblico perde.